Amici e amici di Italian Road, siamo qui nel Parco Nazionale del Vesuvio per testare la BMW R19 in collaborazione con BMW Motorrad Italia. La casa dell'Elica, per celebrare 90 anni su due ruote, ha regalato ai suoi fans una moto unica nel suo genere. La R19 unisce lo stile classico BMW derivante dalla R32 con soluzioni tecnologiche moderne. Tanta attenzione ai dettagli la rende un piccolo gioiello da osservare, ma soprattutto da guidare. L'aspetto è quello di una classica roadster, moderna però. Un'estetica essenziale ma di forte impatto, con molti elementi metallici che riflettono le luci e catturano lo sguardo. In perfetto stile vintage troviamo il faro anteriore circolare, impreziosito allo stemma BMW applicato sul coperchio della lampada, e i cerchi in lega a spalla piatta dotati di raggi in acciaio inossidabile. L'eleganza di questo modello è accentuata dalla doppia cucitura a mano della sella da look in pelle, con tanto di etichetta R19, e dalle linee del serbatoio da 18. Sul lato sinistro, in basso, spicca il doppio scarico in titanio della Krapovic. Il faro posteriore è a LED e assicura di essere notati anche in condizioni di visibilità non ottimali. La strumentazione di bordo è essenziale, ma ben leggibile. Il display con sensore di luminosità ci informa sulla marcia inserita, sul consumo medio istantaneo, sul chilometraggio parziale e velocità media. Si fa sentire però l'assenza dell'indicatore di benzina. Cuore pulsante di questa R9T è l'oramai consolidato motore boxer bicilindrico da 1170 cm3, raffreddato con sistema misto aria-olio. Una potenza di 110 cavalli e una coppia di 119 Nm a 6000 giri minuto spingono questa moto facilmente oltre 170 km/h, garantendo una erogazione molto fluida che pecca solamente a bassi regimi. La sicurezza è garantita da un impianto frenante potente e affidabile, tutto marca Brembo. Di serie è installato il sistema ABS BMW, non disinseribile. Per il reparto sospensioni, avanti il classico telelever è sostituito da una doppia forcella telescopica a steli rovesciati, che deriva dalla S1000RR. Purtroppo però non è regolabile. Il mono posteriore è il paralever già visto su altri boxer, regolabile nel precarico molto facilmente. La BMW R9T è una moto che va bene sia in città che nelle gite fuori porta. Non è il massimo su lunghi tratti autostradali, infatti non offre alcuna protezione dal vento. In città è agile e maneggevole. Una volta che si è fatto l'occhio alle sporgenze tipiche del motore boxer, l'ampio angolo di sterzata permette di lasciarsi il traffico alle spalle. Tra le curve strette delle strade di montagna, il bicilindrico si diverte e fa divertire il pilota. La sella è bassa, garantendo una seduta comoda a tutti. Discorso leggermente diverso per il passeggero, che non gode dello stesso comfort con una sella più stretta. Questo modello, però, nasce per essere completamente personalizzabile. Numerosi, infatti, sono gli accessori che BMW mette a disposizione degli appassionati. La si può modificare in tutto. Infatti il telaio è basato su un concetto modulare che permette di smontare la sella del passeggero per regalare uno stile da monoposto. In conclusione, la BMW R9T è una moto che vale il suo prezzo. Quando ci si sta su, si ha la sensazione di stare guidando una moto diversa, che combina eleganza ed essenzialità. Siamo sicuri che BMW Motorrad avesse intenzione di colpire con questo suo modello celebrativo. E noi riteniamo che abbia assolutamente colto nel segno.